Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Un caro saluto a tutti e il Signore vi dia pace da Sor Grazia Maria del Monastero di Leivi e delle sorelle Clarisse. Il Vangelo che abbiamo ascoltato e accogliamo oggi ci riporta nel Cenacolo, a quella cena divenuta sacramento di salvezza e di rendimento di grazie, memoriale dell'offerta di Gesù sulla croce e fonte di comunione per i Suoi discepoli e quindi di tutti noi. Ci dice il Vangelo dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, dopo quel gesto che fa di Gesù il servo, che si offre con umiltà nel suo abbassarsi a lavare i piedi ai discepoli, e che è un abbassarsi per amore. Gesù allora rivolge a noi alcune parole che ci svelano il senso di quanto ha compiuto e ciò che gli sta più veramente a cuore. Gli ultimi discorsi di Gesù sono tutti un po' centrati a lasciarci il cuore della sua persona, le cose che gli stanno più appunto a cuore, che desidera più lasciarci, come tutti i testamenti, come tutte le ultime parole che un amico lascia agli amici, ai propri parenti, ai propri cari, ecco. E Gesù in questi capitoli appunto ci lascia un po' il cuore del suo messaggio, della sua persona. Quindi sono da accogliere proprio con questo tipo di ascolto. Ci dice Gesù, un servo non è più grande del suo padrone. Quindi Gesù si definisce servo nei confronti del Padre e nei confronti nostri. Non prende il posto del Padre, ma si mette al suo servizio, si mette nell'ascolto della sua parola. Sappiamo già che in un cantico molto bello di San Paolo ai Filippesi si dice che Gesù, pur essendo della condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Quello che ci propone Gesù è di comprendere che seguirlo significa farci simili a Lui, che è rimasto servo sino alla fine, non rifiutando neanche il rischio della morte, anzi accogliendolo come risposta d'amore al Padre e quindi a tutti noi. Già prima aveva detto: vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto. E qui aggiunge: sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Quindi Gesù ci offre, insieme a questo atteggiamento di servizio, di umiltà, di abbassamento, anche una beatitudine. Non ci abbassiamo e non serviamo gli altri per raggiungere uno sconforto, una tristezza, ma il nostro farci servi, ci dice Gesù, ci apre appunto alla beatitudine di chi serve, di chi si spende, di chi è pronto a perdere. Ma proprio in questo appunto non sperimenta un fallimento, come in apparenza può sembrare, ma una beatitudine, ovvero una gioia nuova e diversa da tutte le altre gioie. Occorre però mettere in pratica, tradurre nella vita di ogni giorno questo atteggiamento fondamentale. Facilmente resistiamo a questo,
ma l'invito insistente di Gesù ci raggiunge ancora per darci un nuovo input, poiché, come ha fatto lui, facciamo anche noi. Gesù è consapevole del rischio della perdita di sé. Infatti ci dice in questo brano: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Gesù sa che dietro a tanti atteggiamenti, a tante modalità, ci può stare il tradimento, ci può stare la possibilità di essere condannato. E sa che queste possibilità sono reali, concrete. Sa che è un rischio che può correre e che deve correre. Quindi ci dice anche che vivere il dono all'interno della perdita è parte della sua consegna a noi. La via che lui ha percorso rappresenta la nostra via, in ogni condizione di vita in cui ci troviamo, in ogni vocazione all'interno della Chiesa. E dice appunto Gesù: ve lo dico ora, prima che accada, perché crediate. E credere resta appunto l'adesione fondamentale, il percorso indispensabile per seguire Gesù. Ma ci dice anche che tutto questo non lo viviamo da soli. L'accoglienza di Lui diventa accoglienza del Padre e ci apre a una compagnia che cammina con noi, che non ci lascia in una solitudine opprimente e triste. Le sue ultime parole e le sue ultime raccomandazioni non hanno lo scopo di appesantirci il cammino con una serie di impegni gravosi che calano sulle nostre giornate, ma ci rassicurano che crescere nella fede e nell'amore fa della nostra vita una vita beata e certa della sua presenza. Arrivederci a domani e un saluto a tutti.